Buon pomeriggio, assessore. C'è, grande, sì. Buon pomeriggio a tutti. Sì, ci sono. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto partiamo dalla coda, perché appena finito una conferenza stampa dove avete presentato insieme al sindaco Virginia Raggi una nuova campagna contro l'evasione del biglietto ATAC. Ce la caviamo con una campagna? Ce la caviamo o è l'inizio poi di un intervento più concreto? Ma in realtà l'intervento più concreto è già iniziato ed oggi è stato un momento sia per lanciare la campagna, quella di sensibilizzazione, e anche per presentare i dati dei risultati raggiunti negli ultimi mesi, insomma, quindi c'era un duplice obiettivo questa mattina. I risultati quindi mostrano un'inversione di tendenza, il numero delle sanzioni applicate negli ultimi mesi è cresciuto rispetto all'anno precedente, e considerate anche il confronto del primo bimestre 2017 rispetto al primo bimestre 2016, è dato risultati significativamente positivi e che evidentemente hanno avuto degli effetti molto importanti, quindi c'è una correlazione anche sulla vendita dei biglietti, quindi sui ricavi da mercato, che in un anno sono aumentati di circa il 7%, quindi nella comparazione tra questi due periodi. Questo perché? Perché da circa fine ottobre, inizio novembre, ATAC ha messo in piedi un piano, diciamo, straordinario per la lotta all'evasione, che ha visto la costituzione proprio di una task force di circa 310, attualmente circa 310 verificatori, che sono su strada sia a tempo pieno, quindi proprio svolgono sia come ruolo principale quello di fare i verificatori, anche a tempo parziale. Quindi di fatto cosa è successo in questi mesi? È aumentato il numero di ore in cui i verificatori sono su strada. E questo è molto importante, è un primo step al quale chiaramente farà seguito ulteriore intensificazione di questo numero, cioè se contiamo di arrivare a mettere su strada un numero ancora maggiore di risorse. A tutto questo poi rispetto al discorso metropolitano è stato incrementato anche il numero di addetti alla stazione, ce ne sono 75 in più, che sono collegati sia all'entrata sia anche alle uscite delle metropolitane. E questo chiaramente per anche fornire una deterrenza rispetto a comportamenti elusivi e quindi mancato pagamento del biglietto. Ripeto, questo è un primo step importante a cui seguiranno tutta un'altra serie di iniziative su questo fronte, quindi sul fronte dei controlli e delle sanzioni, ma ci saranno anche interventi infrastrutturali. Infatti per quanto riguarda il controllo della metro C, quindi delle entrate, sì, dei metro C, saranno messi anche i tornelli in uscita. Quindi questo che significa? Che il passeggero, quando è arrivato a destinazione, dovrà comunque rimettere il biglietto nell'obliteratrice e quindi per uscire. Cioè le porte si apriranno soltanto attraverso questo meccanismo di controllo in uscita. È un primo passaggio importante perché sappiamo che l'evasione non si concentra soltanto sulla superficie ma anche in metropolitana. Insomma, le azioni sono a tutto campo, su ogni aspetto del trasporto. Senta, assessore, tanti ascoltatori ci stanno chiedendo questa storia dei controllori, i verificatori, sì, diciamo, del biglietto. Come mai non c'è una risposta però adeguata da parte del personale di ATAC? È un problema contrattuale o c'è qualcosa di più dietro? Allora, diciamo che l'azienda ha voluto innanzitutto partire con una call interna, ecco, con una chiamata interna. Io credo che insomma il lavoro debba essere anche, e le mansioni, ci debba essere anche un clima di cooperazione e di, certo, collaborazione all'interno dell'azienda, anziché far partire le azioni dall'alto, anche perché l'accettazione e quindi il miglioramento del tipo di attività passa anche per questo tipo di cose. È chiaro che il verificatore è un mestiere, come dire, non complicato, ecco, complicato, mettiamola così. È complicato perché bisogna rapportarsi col cittadino, molto spesso è anche difficile andare a controllare alcune zone in cui magari quelle più periferiche, in cui ci sono o possono manifestarsi dei comportamenti non piacevoli per il controllore, ecco. E poi anche un lavoro che comunque fa stare su strada, un lavoro in cui si è a contatto con la gente, quindi si è a contatto con diverse figure, quindi io capisco perfettamente le difficoltà che ci sono nel cambiare mansione, però ecco, io ritengo che uno sforzo per tutti quanti coloro che sono in ATAC sia indispensabile, perché questo è anche un modo per poter rilanciare l'azienda, un modo per controllare le entrate, per controllare i ricavi e quindi per far poi lavorare tutti complessivamente meglio, per far funzionare il servizio a favore dei cittadini, ecco, questa è un po' l'idea.
Senta, per quanto riguarda la metro C, noi stamattina siamo con il nostro inviato a San Giovanni proprio per seguire, no? Si comincia a smantellare almeno parzialmente il cantiere dopo 10 anni di sofferenze dei residenti per la viabilità, degli abitanti della zona e anche dei commercianti. Ci può dare un cronoprogramma di quello che sarà l'avvicinamento all'apertura vera e propria della fermata di San Giovanni della metro C? Certo, allora anche io tra l'altro sono andata di persona a dare un'occhiata cioè, senza già queste prime bandoni la zona già appare completamente diversa. Questo è il primo segnale del grande lavoro che io ho voluto accelerare fortissimamente negli ultimi mesi in collaborazione evidentemente anche con Roma Metropolitana, ATAC e col consorzio Metro C. L'obiettivo è quello di riuscire ad aprire questa fermata metro per l'autunno. E sarà un'apertura molto 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 importante perché sarà il primo punto di intersezione della linea C con la linea metro A, quindi questo consentirà un migliore utilizzo della linea C e quindi la possibilità dei cittadini di quel quadrante della città di collegarsi al centro in maniera molto, molto più veloce. I lavori quindi stanno andando avanti molto velocemente, immaginiamo anche di fare una sorta di open day, così insomma si era parlato durante una delle ultime riunioni anche con Consorzio Metro C, in modo tale da far vedere la stazione che ovviamente è quasi completata anche a tutti i cittadini. È una stazione molto molto bella, è una stazione molto moderna in cui anche la parte storica in qualche modo è valorizzata. Sono sicura che la città l'apprezzerà tantissimo questa versione di questa stazione e contiamo, ripeto, di arrivare a mettere in funzione i treni su quella fermata già per l'autunno, come avevo già annunciato, salvo eventuali ritardi tecnici, ma al momento non ce ne sono, insomma sembra che tutto stia andando come deve andare. Senta, un'altra domanda che ci arriva spesso dagli ascoltatori è le condizioni in cui si trovano le fermate degli autobus, cioè non solo mancano le pensiline, e lì è un problema che ci portiamo dietro da anni, ma anche le condizioni dei marciapiedi dove si sale e scende. Se la può appuntare, avete in programma qualche cosa insieme a perché qui poi entra direttamente il comune e non solo l'ATAC, per migliorare anche la sicurezza di chi sale e di chi scende dagli autobus, perché sono arrivate stamattina. Sì, so che ci sono anche qui in ufficio, arrivano spesso segnalazioni riguardo la sicurezza, più che altro delle fermate, la funzionalità delle stesse, soprattutto in aree più periferiche. Ecco, quello che si sta facendo con la nostra Roma Servizi per la Mobilità, abbiamo un progetto in corso in cui si prevede la riqualificazione di parte di queste fermate, soltanto per la parte però pensiline, non per la parte marciapiedi, che purtroppo interessa anche altri uffici, altri assessorati diversi. Lavori pubblici, esattamente. Però certo, questo è un problema su cui gradualmente dovremo intervenire sempre di più. Ecco, diciamo, l'obiettivo primario adesso è rimettere quanti più autobus su strada in tempi più brevi possibili, e poi sicuramente parallelamente stiamo portando avanti, seppur forse un po' più lentamente rispetto a questo obiettivo prioritario, anche la messa in sicurezza delle fermate, che è comunque un obiettivo da raggiungere anche questo il prima possibile. Sugli autobus in strada è soddisfatta di quanto fatto fino adesso in questi mesi d'inizio della nuova legislatura? Io posso dirvi che a luglio, i primi giorni in cui ho cominciato a guardare i dati dell'azienda, ho trovato una situazione che era drammatica. Avevamo circa 200-300 bus che non uscivano da depositi la mattina perché erano non mantenuti. Avevamo dei treni anche, alcune mattine anche 6 treni che uscivano in meno rispetto a quelli programmati. Insomma, la situazione del servizio era veramente drammatica. Probabilmente faceva tutto parte di un disegno che voleva l'azienda e di cui a breve essere privatizzato giù da qualcun altro. Quindi quello che ha fatto questa amministrazione è rimettere subito le mani sull'azienda, dando i famosi 18 milioni con i quali sono stati mantenuti la linea metropolitana A, quindi acquistate le ruote nuove per i treni. Abbiamo in corso anche degli interventi che saranno realizzati da qui a breve, ricordo ad esempio anche la sostituzione dello scambio a Castro Pretorio della linea metropolitana B, lo scambio anche del deviatoio di Malatesta sulla metro C. Insomma, abbiamo messo sul campo una serie di risorse anche per quanto riguarda la manutenzione dei bus di superficie, che sta dando i primi risultati. È chiaro che il trend si sta invertendo, ma è lenta questa inversione, però posso dirvi che
ad esempio già stamattina in ATAC mi dicevano che le uscite sono migliorate sensibilmente, siamo sopra i 1300 bus questa mattina, quindi è un dato molto positivo. Non è ancora un dato sufficiente, questo mi pare evidente, però rispetto a quello che è successo negli ultimi mesi è sicuramente una notizia positiva. Quindi diciamo che l'azienda ce la sta mettendo tutta per rivalorizzare le risorse a sua disposizione, parlo dei mezzi. Anche stamattina siamo stati a guardare le officine, abbiamo vissuto gli operai al lavoro e colgo anche per l'occasione per ringraziarli per il lavoro fatto che ancora adesso stanno svolgendo su molti motori, su molte vetture. Insomma, credo che questo sia il cuore fondamentale dell'azienda, che ci consente anche di fornire il servizio. Sono certa, insomma, che attraverso anche queste iniezioni di liquidità che Roma Capitale ha fatto all'azienda, attraverso anche il riconoscimento dei famosi debiti fuori bilancio che abbiamo approvato in giunta e poi in assemblea a fine dicembre, potremo ripristinare una sorta di equilibrio che consentirà all'azienda poi di rimettersi in carreggiata e soprattutto di poter fare una pianificazione strategica di quanti e come bus mettere in circolazione da qui ai prossimi mesi. Insomma, con te il lavoro è tanto da fare ancora, però ci sono delle indicazioni positive. Mano a mano la città se ne accorgerà. Assessore, prima di salutarla, con lei abbiamo un impegno su un prolungamento della linea B della metropolitana, che a noi ci tempestano sì, i cittadini, che è la Casal Monastero, Torraccia, San Basilio, Re Bibbia, però siccome aspettiamo una risposta definitiva, io non gliela faccio adesso la domanda, ma abbiamo l'impegno a risentirci tra qualche giorno, sperando di portare... Senti, però per me, io questo l'ho sempre detto, il prolungamento di quella linea per me è fondamentale. Lo so, lei l'ha detto tante volte pubblicamente, quindi... E ci stiamo lavorando su questo. Poi io più o meno abito in quella zona lì, quindi insomma, è anche come utente diretto so perfettamente quanto quindi è importante. L'aspettiamo per un'anteprima che ci dà qualche buona notizia. D'accordo. Grazie Assessore. Grazie a tutti. Grazie all'Assessore Linda Meleo, Assessore alla Città in Movimento, e noi torniamo tra un paio di minuti.